Senza titolo. Ecco, senza titolo vuol dire tante cose. Vuol dire tante cose perché a me che dice senza titolo? Dunque, Milano. Milano 1959, 1960, 1961. Vivevo a Milano in via Carlo Goldoni, dove c'è una chiesa e c'è l'oratorio che era molto grande, forse perché ero piccolo io, ma era grande, secondo me è ancora grande, che c'aveva sia delle sale interne, ping pong, biliardino, biliardo, sia campo di calcio, sia delle altre cose che sicuramente ci sono negli oratori, non so, le bocce, i giochi, ecco, la parola era i giochi. Però c'era una cosa in quell'oratorio lì che ricordo, che c'era uno, si chiamava Lorenzo Arruga, che poi è diventato critico musicale di musica classica, perché poi ognuno di quelli che era lì qualcosa ha fatto nella vita, e iniziò un giornale ciclostilato e siccome non riusciva a trovare il titolo lo chiamò Senza Titolo. E mi ricordo che era un giornale stampato col ciclostile ma fatto bene e il titolo era Senza Titolo e sentivo questo odore di questo inchiostro blu fatto artigianale, siamo 2018, stiamo parlando di 58 anni fa, 59 anni fa, 60 anni fa. E poi Senza Titolo, allora io avevo già l'idea che avrei scritto articoli per vari giornali, creato vari giornali e anche libri. E poi avrei partecipato a programmi radio, cosa che ho fatto, programmi televisivi, quello che non mi sarei aspettato, anche se mi sarebbe piaciuto che ci fosse, è YouTube questo, cioè che io posso sedermi, dico, ecco guarda, qui oggi ad esempio, oggi sono solo, mi metto anche questo, me lo metto così nessuno dice, ma cos'è che ti sei messo? Ma questo qui, in effetti, è un telo che ho portato dall'India, dove ci sono i mantra, e spesso lo mettono così gli indiani, o anche i tibetani, perché ripara dal freddo. Si fa ancora un po' freddo, no? Allora, senza titolo. Poi senza titolo ho visto che nel corso degli anni è diventato una specie. A me è piaciuto il titolo, senza titolo. Ah, poi mio padre aveva 3-4 macchine da scrivere, Ugo, perché lui era un tecnologico di quei tempi. Prima della seconda guerra mondiale vendeva le macchine da scrivere, quindi sono nato in mezzo alle macchine da scrivere, poi ho aperto a Milano una piccola fabbrica di radio, quindi radio a galena, radio con la spina, poi la radio con le batterie, poi è arrivata la televisione, quindi era uno orientato nella produzione tecnologica. Io invece ero affascinato nell'uso di giornali, riviste, libri per comunicare un messaggio. Perché ho pensato che ognuno è uno scrittore, ogni giorno ognuno scrive la sua storia, il suo soggiorno umano, terrestre, sul pianeta Terra, lo scrive vivendolo, è una storia, solo che non c'è l'impaginazione, non ci sono la divisione in capitoli, non c'è la rilegatura, non c'è il libro, per cui sono pagine messe lì, momenti, episodi, spesso scollegati. Invece ognuno di noi, perlomeno io invito te a comprarti un quaderno e scrivi la mia storia, perché raccontare se stessi è utile, perché poi dopo quando rivedi, come adesso penso senza titolo, che poi senza titolo col passare degli anni ho visto che diventava uno svantaggio. Quando andavo a scuola dicevano senza titolo di studio, tu non hai il titolo, cioè titolo inteso come qualificazione,
non basta essere umani, insomma, basta pensare che noi nasciamo umani e non abbiamo, siamo abitanti del pianeta Terra, cioè noi, ogni abitante del pianeta Terra è ufficialmente abitante del pianeta Terra, però materialmente molti non hanno un'abitazione. Molti dicono, ma chi dovrebbe pagare? Vabbè, c'è il Parlamento europeo, c'è gli Stati Uniti d'America, la NATO, l'ONU, ci sono delle organizzazioni internazionali che non sono ancora riuscite a garantire una stanza con l'acqua potabile, col bagno, una stanza dico, cioè anche una casa, non le garantiscono quasi per quelli che c'è terremotati, che avevano la casa distrutta, ma insomma, perché poi il discorso diventa economico e politico. Ma io dico, non tanto perché uno nasce e quindi deve essere pagato, ma uno nasce deve essere garantito, cioè chiunque nasce deve avere diritto ad avere l'acqua potabile, almeno un pasto al giorno, una stanza dove dormire e dei servizi igienici. Io ho frequentato in questa incarnazione, anche in quelle precedenti linee, ma in questa incarnazione in India non tutti hanno questo, cioè da quello che dice le Nazioni Unite non tutti gli esseri umani hanno il titolo, per quello dico senza titolo, non hanno il titolo, non hanno la garanzia di avere accesso all'acqua potabile, tant'è che ogni giorno muoiono, cioè muoiono, hanno il corpo inquinato dall'assunzione di acque non potabili, o muoiono perché mangiano saltuariamente, quindi si chiama cattiva nutrizione. E ho visto anche in India, adesso ci sono anche nelle città, se nel 2018 uno va a Los Angeles, a Los Angeles ci sono centinaia di migliaia di persone che dormono nei parchi, su delle tende improvvisate, dei ricoveri, si chiamano senza tetto, senza casa, in inglese è homeless, senza home, casa. Allora, ma come mai questo? Cioè come mai gli abitanti non hanno il diritto ad abitare? Poi vengono fuori statistiche, c'è un piccolo gruppo che possiede, non so, 100 famiglie posseggono il 30-40% della ricchezza del pianeta Terra, escono questi, io non lo so, ma si leggono, cioè non so, nel senso non so se è vero o no, però pare che ci siano alcuni ricchissimi che possiedono da soli, non tutta, ma una buona parte della ricchezza planetaria. Quindi il problema è la condivisione, la suddivisione. Che possiamo fare? Possiamo semplificare il nostro titolo di vita. Titolo, dico, no? Cioè, che titolo ha? Cioè, uno dice, ma tu che titolo hai? Sono un essere umano. Ci sono quelli che hanno proposto il reddito di cittadinanza, altri dicono no, non bisogna dare il reddito, bisogna dare un lavoro, però il lavoro non c'è. Poi chi lo dovrebbe dare? Sembra l'Italia, da quello che mi risulta, è una repubblica fondata sul lavoro, ma per molti il lavoro non c'è. Quindi chi ha fondato l'Italia non ha calcolato che quando il lavoro non c'è, quelli che si reputano italiani vedono che mancano le fondamenta. Da quello che so, insomma, in alcuni paesi del nord Europa, se una ragazza ha un figlio, viene pagata fino a quando il figlio non ha 18 anni, figlio o la figlia, perché quello lì che nasce, quella che nasce, appartengono alla comunità. Quindi noi viviamo in una umanità che è stata frazionata in tante piccole famiglie. Io vedevo l'altro giorno, parlavo con una madre che parlava molto bene del figlio, quando gli ho detto che sono degli altri figli poveri, ha fatto la faccia tipo senza dire, a me che interessa, io devo pensare al mio figlio, no?
Quindi noi dobbiamo passare dalla famiglia genetica, padre e madre, unione spermatozoi, spermatozoo, ovulo, unione sessuale o una gravidanza aiutata dalla chimica, aiutata dalla scienza, insomma, deve passare dall'idea del padre e madre genetici alla comunità, quello che Gesù chiamava ama il prossimo tuo come te stesso. Qui nessuno ama se stesso. Io ho provato qualche volta a dire io amo me stesso, ma hanno guardato male, non tutti per fortuna. Io amo me stesso e amo come amo me stesso, amo gli altri perché mi sento parte di una compagnia. Io mi sento in questo istante parte di una compagnia planetaria che non ha solo esseri umani. Quindi a che titolo, se vogliamo dire, gli animali vengono allevati? Stavo per dire alleati magari. Vedi, a me non mi viene, faccio fatica a dire la parola allevati, ho detto alleati. Gli animali dovrebbero essere alleati, dovrebbero coesistere sul pianeta Terra. No? E chi mi dice che gli animali, certi animali mangiano altri animali? È come dire che certi umani uccidono altri umani, certi umani rubano ad altri umani, certi umani picchiano altri umani. Ma è umano? Allora il titolo qual è? Io sono un essere umano, tu sei un essere umano, comportiamoci in modo umano. Come? Mettiamo che io e te non possiamo fare niente per gli altri. Ecco, poi se andate a vedere www.liberacondivisione.org, cioè è una libera condivisione, è una onlus che abbiamo fatto e stiamo aiutando. Abbiamo aiutato i senza tetto in Italia, aiutiamo i lebbrosi in India, le bambine orfane in India. Stiamo aiutando. Ma come aiutiamo? Questo è importante. Come? Dando cibo vegano senza uccidere gli animali o sfruttarli per prendere i loro derivati, perché il latte e tutti i derivati del latte vengono da un allevamento industriale. Allora, noi siamo esseri umani terrestri. Il corpo è un tempio biologico di cui ognuno di noi è abitante e custode, ma questo corpo ha bisogno di un riparo, ha bisogno dell'acqua potabile, almeno un pasto al giorno, ha bisogno di certe cure. L'altro giorno uno su Facebook ha messo un annuncio: come mai davanti agli ospedali i parcheggi sono a pagamento e davanti ai supermercati no? È interessante, no? Cioè, tu per andare all'ospedale, andare a trovare qualcuno, pare che devi pagare il parcheggio, invece al supermercato no, perché quelli sono i templi della nuova religione che è il commercio. Io quando andavo all'oratorio da bambino, perché era proprio davanti a casa, quindi i miei genitori anche a 7, 8, 9, 10, 11, 12 anni mi lasciavano uscire, perché uscivo, attraversavo la strada, c'era l'oratorio. Cosa vedevo? Che molti parlavano del futuro. Pensate che negli anni 50, io sono nato nel 1946, anni 50, anni 60, c'erano autorevoli giornalisti e qualche libro che sostenevano la teoria che nel 2000, il famoso anno 2000, non ci sarebbero state più malattie, la fame, le guerre. Poi è arrivato il 2000, qualcuno ha tirato fuori Maya, popolo misterioso, nel senso che molti pensano di conoscere i Maya, pare che facevano sacrifici umani, insomma, comunque ha tirato fuori sto calendario Maya dicendo che cambiava tutto nel 2012. Siamo nel 2018, cosa è cambiato? È cambiato che ci sono dei bambini che muoiono perché bevono acqua non potabile,
La statistica pare che ne muore circa un migliaio minimo, cioè meno, pare di più, ma 1000 al giorno, tanti. No? Ci sono varie morti. Un giorno che è morto uno che ha lavorato 40 anni alla RAI, conosciuto, amato, sullo stesso giornale c'era scritto che altri del mondo dello spettacolo hanno detto che non era giusto, un'ingiustizia. E l'hanno detto prima di andare in chiesa, no? È un'ingiustizia. Poi lo stesso giornale c'era scritto che sono morti due vigili del fuoco entrando in una casa dove c'era del gas, un'esplosione. E poi c'era un altro articolo che parlava di bambini morti nei vari bombardamenti in qualche parte del mondo, e lì diceva un crudele destino. Allora, muore uno famoso, un'ingiustizia. Muoiono due durante il loro servizio, una disgrazia, cioè disgrazia, dispiacere, cioè mancanza di piacere. Disastro vuol dire astro sfavorevole. Mancanza di disgrazia, e di là crudele destino, cioè a seconda di chi muore il titolo è diverso. Allora oggi ho fatto questa cosa chiamata amichevolmente senza titolo, perché non c'è bisogno di nessun titolo, cioè io per vivere non ho bisogno di titoli, tu neanche. Io l'unico motivo per cui ho terminato gli studi prendendo una laurea in filosofia, volevo prendere addirittura in medicina, ma sarei dovuto andare là tutti i giorni, invece io sono tornato in India, vivevo in India, facevo avanti e indietro, era proprio per evitare la critica facile, che è, ma tu parli così perché non hai studiato, non sei laureato, no? Cioè, ma tu che titolo hai tu per parlare così? Quindi il titolo laurea, che poi sta parola laurea, adesso ho visto che quando uno è laureato vendono, non so, perché io non l'avevo visto, se è di gomma, di plastica, una specie di alloro che gli mettono in testa con i parenti. Cioè fanno proprio il cerimoniale, il rituale, l'alloro, la laurea. Titolo, sono laureato, no? Dottore, dotto, colui che sa. Io sarei per lo Stato italiano dottore in filosofia. Io avevo già una mia filosofia e ho preso un titolo. Poi, siccome sono stato obbligato per motivi di salute, nel senso che stavo bene, ad andare a fare il militare, perché scartavano se uno aveva dei problemi fisici, io non ce l'avevo, riuscii a superare dei test e ho fatto l'ufficiale. Quindi, ufficiale, come titolo ufficiale dell'esercito italiano quando mi hanno congedato, e dottore in filosofia. Fedina penale buona, cioè buona nel senso non ho reati, quindi i titoli ci sono, no? Ma secondo me il titolo c'è già dalla nascita, cioè il titolo è che siamo esseri umani, stiamo vivendo un'esperienza umana sul pianeta Terra, abbiamo tutti diritto a vivere in modo decente. Quindi è la ridistribuzione, cioè la ricchezza nelle mani di pochi o nelle mani di gruppi che non hanno interesse a distribuirla in modo equanime. Io non sono di quelli che dice che tutti non devono lavorare, stanno a casa e vengono stipendiati, ma non può essere un pianeta umano, civile, spirituale, figurati, dove c'è non l'ingiustizia, peggio, la crudeltà di abitanti sì del pianeta, ma ripeto, senza l'acqua potabile, senza cibo, e senza una stanza dove ricoverarsi quando fuori c'è la pioggia, c'è la neve, c'è il freddo, perché noi abbiamo dei corpi, io ho messo questo, no? Si dice, con i mantra, no? Per riparare dal freddo, no? Sì, ma se io fossi fuori con questo non è che
non è che posso dormire col telo indiano con i mantra, no? Quindi invito chi vede a capire bene queste cose. Bisogna creare una società, una comunità. Ognuno cosa deve fare? Io dico guardati intorno, ecco oggi se fai un giro non c'è nessuno qua. Cioè nella maggior parte dei video, io mi guardo intorno, c'è sempre qualcuno. Oggi non c'è nessuno, ci sono io e... No, anzi siamo in due, perché c'è anche Francesco Pesaresi. Perché non ti metti davanti un attimo? Cioè, ti puoi mettere con la faccia là davanti? Cioè, se non dico, ma che fai, ti registri da solo? Tu, registrati, cioè, la tua faccia. Si vede adesso? Adesso vedete che in questa stanza siamo in due, no? Volevo aggiungere una cosa, che la casa dove stiamo registrando, la casa è del regista, non è mia. Ti si vede adesso? Saluto. Cioè, ma ti ho detto, ah che bella casa, non è casa mia. Non è casa mia, io volontariamente ho un appartamento tranquillo. Non è modesto, è semplice, a pian terreno, così, qui vicino, e volontariamente non voglio registrare dove abito, perché, no, come si dice nel gergo sportivo, non voglio giocare in casa, sono in trasferta, no? E quindi anche quelli che, gli amici che erano qua, sono, oggi non ci sono. Io ci sono, loro non ci sono. E quindi senza titolo, ero indeciso se chiamarlo senza nessuno, ma non vuol dire niente, senza titolo. Quindi noi non abbiamo bisogno di titoli, no? Guardate anche la parola Signore, che per molto tempo ha significato Dio. E poi di colpo chiami uno per strada, gli dici Signore, quello si gira, no? Cioè come... I nomi, i titoli variano. Mia nonna da parte di padre, ne ho già parlato in altri, si chiamava Iside di Ascoli Piceno, no? Anzi lei ci teneva a dire che lei era nata a Fermo, che è lì vicino, però dopo ha sposato Cerquetti Pirro, mio nonno. Ci teneva al titolo, diceva io sono una nobile donna. Io dico, ma non è già nobile dire io sono vivo, io sono un essere umano? Cioè, io rispetto le altre entità viventi, non le mangio. A chi mi dice che sono vive anche le piante? Sì, sono vivi, tutto è vivo, sono vivi anche gli atomi, solo che se uno va a vedere un frutteto, un orto e un allevamento industriale di animali, io farei così, io porterei le scolaresche a vedere i frutteti, gli orti e gli allevamenti industriali di animali. E poi dire, cari bambini, ognuno deve diventare responsabile di se stesso, scegli. Allora viene fuori la seconda carta. È la nutrizione, non è vero, leggevo ieri un articolo che parla dei giapponesi che mangiano poche proteine, carne praticamente zero e vivono molto a lungo e non c'è l'obesità, cioè incontrare degli obesi, invece io ho vissuto negli Stati Uniti dove mangiando tanta carne, tanti cibi industriali, dalle famose patatine ai biscotti confezionati, salta la salute. Quindi la salute è la semplicità. Quindi noi il titolo ce l'abbiamo già, spiriti eterni che vivono in un corpo temporaneo che deve essere considerato un tempio biologico. E come funziona questo tempio biologico? Funziona in modo intelligente. Se lo sovraccarichi, soffre,
Se invece lo tratti bene, c'è tutto un sistema biochimico che garantisce la salute. Mentre stai guardando questo video, io mi trovo a aver fatto 72 giri, 72 anni, giri intorno al sole. Pensate che la Via Lattea, che sarebbe il nome che hanno dato alla nostra galassia, è una delle miliardi di galassie. In ogni galassia ci sono milioni, pare miliardi, di sistemi planetari. Quindi la galassia, quella dove stiamo noi, ha quattro braccia, cioè è una spirale, guarda, che si muove. Cioè in tutto l'universo non c'è niente che sta fermo, no? Gli unici che devono star fermo, mi ricordo, sono i bambini a scuola. A scuola io, stai fermo, no? Invece lo yoga insegna che in modo consapevole, stando fermi e respirando lentamente e tenendo l'attenzione sul respiro che entra e esce, non raggiungiamo l'immobilità perché il sangue continua a circolare, però rallentando, rallenta, semplifica, stai leggero e io dico e sii felice, scopriamo in uno stato di veglia, cioè stando molto attenti, scopriamo che noi esistiamo, percepiamo, abbiamo emozioni anche quando il corpo è totalmente fermo e non dorme. Io ho detto spesso, se non sai che fare, non fare. Se sai che cosa vuoi fare, fallo bene. Se hai del tempo libero, puoi averlo anche libero dal fare. Allora qualcuno fa, ma se non faccio niente mi sembra di essere un vegetale. No, se tu non fai niente e hai tempo libero, ti metti e respiri e stai attento al respiro che entra ed esce, realizzi che sei uno spirito eterno con una mente creativa che non dorme mai e che per vivere in modo terrestre sul pianeta Terra hai bisogno di un braccio che se lo lasci andare, hai visto? Io tengo il braccio così, se lo lascio andare, cade. L'energia vitale va dal basso verso l'alto. Quando l'energia vitale è debole, abbiamo bisogno di stenderci. Per quello che i malati non li tengono in piedi, li tengono sdraiati. Perché per stare in piedi ci vuole energia vitale. E l'energia vitale scorre quando mangiamo in un certo modo, respiriamo in un certo modo, pensiamo in un certo modo. Quindi quale titolo abbiamo noi per vivere in modo nobile, spirituale sul pianeta Terra? Abbiamo il titolo che siamo spiriti eterni solo temporaneamente qui. Quindi facciamo parte di uno dei quattro bracci di una galassia in un piccolo sistemino stellare dove il Sole brilla ma è una stella e intorno gli girano dei pianeti, poi addirittura intorno ai pianeti sono in orbita i satelliti, poi ci sono degli oggetti chiamati asteroidi, comete che girano. Quindi qui potrebbe arrivare un asteroide, schiantarsi sulla Terra o una cometa farla saltare per aria. Quindi dal punto di vista materiale noi viviamo un equilibrio molto delicato. Quindi non c'è bisogno di mettere un titolo in più, bisognerebbe forse togliere un titolo in meno. La domanda come mai sono qui è bella. Ma la domanda da qui come ne esco è meglio. Allora che cosa è che può creare un problema? Che da qui, da questo corpo,
in realtà non esce nessuno, nel senso che la maggior parte degli spiriti che sono in un corpo materiale non escono, sono costretti a uscire da tre cose: malattia, vecchiaia o morte improvvisa. Quindi sono costretti a uscire, cioè si ritrovano, anche se si ritrovano dentro un corpo che non funziona più. Molti mi hanno detto: ogni tanto ho l'impressione che sono immobile e non riesco a muovermi, però sono consapevole, faccio fatica a muovere il corpo. Sono ricordi di vite precedenti in cui il corpo è morto biologicamente, gli altri dicono è morto, ma lo spirito si rende conto che non è morto, non riesce più a muovere il corpo, no? Quindi io chiudo questo video chiamato senza titolo per dire che in realtà il titolo c'è, e il titolo si chiama Brahman, Aham Brahman Asmi, dicono i Veda, gli antichi libri della conoscenza. Questo telo è fatto in India con dei mantra in sanscrito, la lingua dei Deva. Quindi Aham io, Brahman spirito eterno, Asmi sono, Aham Brahman Asmi. Quindi il titolo ce l'abbiamo. Siamo io, te, tutti quanti spiriti eterni. Ma mo dico anche gli animali, un attimo. Tutti siamo spiriti con corpi diversi. Io e te siamo spiriti con un corpo umano. Se in questo momento insieme a te c'è il gatto, come mi hanno detto alcuni amici, c'è anche il gatto che guarda i video o il cane, sono spiriti eterni che stanno guardando. È molto utile, ad esempio, dire agli animali mantra. Il mantra che anche gli animali capiscono, hanno un beneficio, è Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mantra Hare Krishna, chiamato il grande mantra, sono vibrazioni che vanno proprio a risvegliare la coscienza, perché la coscienza all'interno del corpo, avendo ricevuto come educazione, si chiama educazione o coercizione o regime scolastico o tradizione, alcune informazioni uno tende a vedere, ci sono dei calciatori che fanno dei gol particolari e sono quelli che scrivono articoli, gol storico, il più bel gol della carriera, perché è riuscito a prendere una palla che rimbalza per terra e con i piedi buttare in quella che viene chiamata una porta, la porta, no? Uno ha fatto entrare con un calcio una sfera dentro una porta, no? Quindi è un grande gioco per vincere la resistenza della forza di gravità, perché la palla se la lasci casca. Allora, c'è il gioco palla, piedi, calcio, e poi c'è quello palla, mani, palla, canestro, cioè tutto un gioco di forza e gravità. Io vi consiglio, ogni tanto fermatevi o ripetete i mantra oppure state immobili, respirare e capire: prima io sono un essere umano, poi andiamo un po' più in là, io sono uno spirito eterno, sto vivendo un'esperienza temporanea in un corpo umano, in un piccolo pianeta di un sistema planetario alla periferia di una delle miliardi di galassie di un universo di cui non si conosce né l'inizio né la fine. Io ringrazio te che guardi. Molti mi dicono: ma tu perché li fai questi video? Ma io faccio i video perché, in attesa di lasciare il corpo, in attesa di lasciare il pianeta Terra, lascio un messaggio.
Il messaggio è: mai nati, mai morti, i corpi nascono e muoiono, gli abitanti del corpo no. Cioè, come uno che si mette il cappotto tutti i giorni, poi a un certo punto cambia stagione, piega il cappotto e lo mette nell'armadio. E uno che era abituato a vederlo col cappotto gli dice: ma è il cappotto, me lo sono tolto. Quindi arriverà un momento in cui noi ci saremo costretti a toglierci questo abito, vestito biologico, chiamato corpo. Possiamo prendere un altro corpo umano, un corpo non umano, prendere dei corpi energetici in altre dimensioni, in altri pianeti, o vivere allo stato puro, puro, allo stato che a questi due occhi può essere invisibile, che è la nostra vera natura. Ci sono degli esseri che possono manifestarsi di colpo qui, svaniscono, appaiono, perché sono multidimensionali col potere di manifestarsi o meno. Vi consiglio di vedere un video molto interessante che ho chiamato Cerquetti, Ostuni, Lorenzo Ostuni e Federico Fellini, il regista. E lì è un bel titolo, cioè nel senso che abbiamo chiamato senza titolo. Il titolo sarò Cerquetti io, Lorenzo Ostuni, Fellini. Federico Fellini ha lasciato il corpo che aveva come Federico Fellini, Lorenzo Ostuni ha lasciato il corpo come Lorenzo Ostuni. Io sono qua che vi invito a guardare quel video e vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a dare molta attenzione alla nostra vera identità, che è l'eternità. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.